Un saluto a tutti, abbiamo con noi il regista di Neu, film della mostra concorso, è Dietrich Brüggemann, che salutiamo. Grazie Dietrich per essere con noi. E, vorrei partire subito con una domanda, partire proprio da questo titolo, da Neu, che in tedesco ha una sfumatura che in italiano forse non riusciamo a cogliere, quindi è una declinazione del Nein. Volevo quindi sapere di questo titolo, di questa sfumatura che in qualche modo ci dà una chiave di lettura della relazione tra i protagonisti, già a partire dalle prime immagini del film. So welcome, Dietrich. Thank you for being with us. And the first question that we have about your film is about the title of the film, which is Ne. And it's as we understand, it's a slight difference. There's a slight difference in German between nein and ne. So if you can tell us something about this choice that you made, which probably tells us something also about the relationship between the two characters. Well, ne is just colloquial, like when you're in English you say nope. And this title came by accident when I was on a phone with the producer and told him about the film, and he said, "Sounds nice. Is there a title?" And I said, "Ne," and he said, "Well, that's a nice title." So we got the title, and then we stuck with it. It just felt right. Allora, in realtà, allora, ne effettivamente in tedesco è colloquiale per dire no, come in inglese si dice nope, come in italiano diremo, non so, na, una cosa di questo tipo. E in realtà il titolo è venuto quasi per caso, ero al telefono con il mio produttore, parlavamo del titolo del film, diciamo questo, io ho detto na, e lui ha detto, beh, questo potrebbe essere un buon titolo, e quindi da qui siamo partiti. Forse qualche spettatore di Bergamo Film Meeting si ricorderà di un tuo film di qualche anno fa che era uscito anche in Italia, che è Kreuzweg, Le stazioni della fede, che in modo simile a questo nuovo che abbiamo in concorso a Bergamo era strutturato per piani sequenza. Volevamo sapere di più di questo di questa tua scelta molto precisa, molto rigorosa, del perché l'hai scelta anche per questo nuovo film, che tra l'altro è una scelta che in qualche modo intrappola i protagonisti insieme per tutta la durata dell'inquadratura. So probably some of our Italian audiences, Italian audiences remember one of your films, which was Kreuzweg, which was released in Italy too, and it had such a sort of structure which was a little bit technically similar to the one that you used in this film with the fixed angle camera setups. So why did you choose again this technique, this idea of shooting, this way of shooting? Because it's a way of shooting which also closes up the characters in the same space for a long time. So why your choice? Yeah, it gives the viewer, it gives us liberty to look where we want to look, not like in usual cinema where the camera and the editing tells you where to go here and there. And this is just, it's liberty. Everyone has equal rights on the screen. And it's also because I'm lazy, because it's the easiest way to make a film. It's just not much where you rehearse and then you shoot, you just get rid of all the technical hassle. Allora, da un certo punto di vista è come dire, dare una libertà allo spettatore di poter scegliere dove guardare nell'immagine. Non c'è una telecamera che ti dice dove devi guardare, ma puoi scegliere tu qual è il punto che vuoi guardare. E quindi, in un certo senso, dà gli stessi diritti a tutti gli spettatori. Dall'altra parte, uno dei motivi è che sono pigro, effettivamente, perché semplicemente appunto, si prova e poi si gira senza starsi a preoccupare troppo di tutte le problematiche tecniche. Ecco, il film è stato scritto a quattro mani con tua sorella Anna, che è anche la protagonista, Dina, la protagonista del film. Ero un po' incuriosita su come si è sviluppato effettivamente il processo creativo nella fase di scrittura di questo film. Tu regista, tua sorella, attrice e anche co-sceneggiatrice. So you wrote the film with your sister, who is also the actress in the film. So how did you work in the creative process of
writing this this movie and with her also being an actress? Oh, we've done that lots of times. It doesn't really feel like anything special, because when we write something together, it's a way of thinking together, and then shooting the film is like totally different. It could be anyone acting. It's nothing that I really think about. Allora, il processo creativo e di scrittura effettivamente è una cosa estremamente fluida, l'abbiamo fatto molte volte e nel momento in cui scriviamo è praticamente come se pensassimo insieme, quindi non c'è nessun problema. Nel momento invece in cui giro il film cambia completamente la situazione, nel senso che potrei girare con chiunque, quindi mia sorella diventa un'attrice come chiunque altro. I protagonisti di Neu per tutto il tempo ribadiscono che si sentono osservati da qualcuno, che poi siamo noi, il pubblico effettivamente li stiamo vedendo, ma sentono di fare delle scelte di vita perché è come se avessero davanti un palcoscenico, no? Qualcuno, fossero come su un palcoscenico con qualcuno che li osserva crescere insieme. Volevo chiederti se trovi che sia in qualche modo anche un ritratto generazionale di un certo modo di vivere le relazioni e delle pressioni sociali che forse sono diventate ancora più opprimenti con l'avvento dei social network e di un modo di vivere iperconnesso e ipervisibile. So in your film, your characters always say that they feel they are observed, that they are watched by somebody, which actually it's us, the audience, watching them. And they make choices as they, and they feel they are on a stage, so making their choices in front of someone. Do you think that, apart from your characters, this is also something which is a generational characteristic of a generation which really feels the pressure of being in front of a screen, in front of somebody watching on social networks, and things like that, always watched by somebody? Well, maybe, I'm not sure. I think maybe it's just society, because society always watches you and has something that it wants from you, or you imagine that society wants something. I think that was stronger in ancient times, because everyone had to play their part in society. It was very clear where you belonged. And now maybe that's coming back with all this social media thing in another way. I don't know. In realtà non lo so, forse è una questione che vale sempre per la società, nel senso che anche proprio in tempi molto passati ognuno aveva un suo ruolo ben definito nella società che doveva rispettare perché la società lo osservava. Probabilmente questo è una cosa che adesso sta tornando con questo discorso dei social network, dell'essere sempre online, però probabilmente viene da molto più in là, dal passato. Ecco, da qualche parte in un'intervista ho letto che hai detto che dopo tutto il cinema ha girato migliaia di film attorno all'argomento della famiglia e delle relazioni all'interno della famiglia. Volevo sapere come mai hai deciso di girare anche tu un film su questo argomento. Poi ho sentito che in qualche modo hai citato anche Ingmar Bergman parlando di questo film. Volevo che approfondissi un po' questo aspetto. So you probably said in an interview that cinema has made thousands of films about relationships and families and things like that. So why did you choose to do another film about family and relationships? And another question is, you mentioned Ingmar Bergman talking about in relation to your film. So can you tell us something more about that? Oh, well, I mean, it's a natural thing to do to make films about human relationships, because it's the most basic thing. It's life. It's what people do. So I think until the end of the world, there's going to be films about human relationships. And Ingmar Bergman, it's fun. I'm not actually too fond of him. To me, it always feels like too sincere and too religious. And what are these people up to? So when I look at film classics, it's other things that I relate to. My vein of cinema is more like the Ernst Lubitsch, Billy Wilder, Coen brothers tradition.
Il motivo per cui ho fatto un film sulle relazioni appunto interpersonali è perché fondamentalmente è l'argomento più, come dire, base della vita effettivamente. Ci sarà le relazioni fra gli uomini, le relazioni di coppia, di famiglia esisteranno finché esisterà il mondo, per cui credo che sia una delle cose più naturali in assoluto di cui parlare. Quello che effettivamente, in relazione a Bergman, in realtà io sì, sicuramente anche lui è lo stesso, cioè, ha trattato argomenti di questo genere, però il mio riferimento probabilmente a livello di cinema sono più registi tipo per esempio Billy Wilder nel passato, oppure i fratelli Coen nel presente come genere. Bene, noi ringraziamo tantissimo Dietrich Brüggemann per essere stato con noi virtualmente e ricordiamo al pubblico di Bergamo Film Meeting che il premio viene assegnato da voi pubblico, quindi potete votare per tutti i film in concorso e vi auguriamo un buon proseguimento di festival. Grazie Dietrich per essere stato con noi. So thank you, Dietrich, for being with us, and we remind the audience that they have to vote for the films because they are the ones who are awarding the prizes. So thank you for being with us, even if only virtually, but thank you anyway. Well, Thank thank you. you. Thanks, and have a nice time. Thank Bye-bye. you.